Amici bellini, un Garcia bello tosto, devo dire, insomma, non si lascia pregare nel dare delle risposte importanti. C'è il numero 3, ci sono i cavalli, ci sono i biscotti, ci sono una serie di cose pazzesche, veramente. Una breve ma interessante. Cominciamo. Sono i pianti, perché risponde anche a Giuffrida. Vabbè, non è che poteva diventare moscio all'improvviso Garcia, anche lo abbiamo studiato, noi lo avete studiato a partire. Giorgio Ammirati, benvenuto, e noi ammiriamo tutti quelli che si sono noi iscritti, i nuovi iscritti. Sono Valerio Fludio da New York e parliamo di questa conferenza. Io ci tengo moltissimo alle conferenze perché mi fanno capire sempre delle cose in più. Lasciate dei like perché io mi sveglio al mattino e it shows, si vede, si mostra. Con Amrabat Mattiko passiamo a guardarci il nostro allenatore e gli chiedono se la Fiorentina è la partita più importante finora della sua gestione. Lui ama dire che la partita più importante è sempre quella che arriverà, però è già qua, lancia un titolo che forse è il titolo proprio del video, adesso vediamo, perché il titolo lo faccio dopo. Dice: noi dobbiamo blindare questo terzo posto, siamo a pari punti e ci serve, dobbiamo vincere, l'obiettivo è vincere per blindare il terzo posto. Questo ovviamente ha due significati: il primo è che proprio a livello numerico, se tu vinci oggi e anche il Milan e l'Inter dovessero perdere entrambe, sei comunque terzo e non li raggiungi perché ci dividono 4 punti. Quindi questo proprio a livello matematico. A livello filosofico, cioè a livello di messaggio che ci vuole mandare, ancora una volta ci ricorda che l'obiettivo stagionale è di entrare nelle prime 4. Il ricomincio da 3, che è bello, che è interessante, che ci porta a sognare l'impresa di vincere 2 scudetti consecutivi, che è una roba impossibile, sarebbe stato impossibile anche con Spalletti, chiariamoci. Si ricomincia da 3, cioè dal terzo posto, sarebbe veramente un'ottima cosa. Comunque, e voglio che vi entri in testa questa cosa qui, arrivare terzi, cioè lasciarsi alle spalle la Juventus, che comunque dei problemini li dimostra. L'Inter si è mossa bene sul mercato, mi sembra che sono ritornati la squadra solida che erano. Il Milan si è mosso molto sul mercato e quindi può andar bene come può andar male. La Juventus dimostra difficoltà, la Roma dimostra difficoltà, la Lazio dimostra difficoltà. Se tu già ti metti lì e ti imponi come terza sorella, diciamo, idealmente, non è male, non è male. Poi fai una buona Champions, magari vinci la Coppa Italia, vediamo questa Supercoppa quando ce la fanno giocare. Insomma, calma, perché se... Poi gli chiedono, te la sei studiata la Fiorentina? Insomma, una domanda anche un po' offensiva. Capisco noi tifosi, ovviamente, dopo certe dichiarazioni di Garcia, che dicevi: io non ho il tempo di guardarmi il passato, non mi interessa, si è chiamato questa domanda un pochino polemica, ma ovviamente Garcia risponde: certo che ce la siamo studiata, è una squadra che cambia molto negli uomini, ruotano molto i titolari, ma giocano sempre alla stessa maniera, fanno molti gol di testa, hanno la reaggressione molto alta, perché questo è importante, dice, simile a noi sotto questo punto di vista, e io me la sono guardata, me la sono guardicchiata la partita di ieri. Concedono, questo Garcia non lo può dire, ma concedono moltissimo. Quindi il Napoli si attacca, è un po' quello che vi avevo detto del Real Madrid, no? Il Real Madrid, se lo aspetti, ti frega, perché sono fortissimi e così, ma quando li attacchi con dei cross, loro non erano attentissimi, hanno subito tanti tiri dal Girona, tanti colpi di testa. Con l'Atletico Madrid si perdono l'uomo in marcatura proprio sui colpi di testa. La Fiorentina simile con minor qualità ovviamente alla Real Madrid, se li attacchi, se riesci a prenderli, qualcosina te la concedono. E quindi se la Fiorentina vuole fare la gara a viso aperto come al solito, vuol dire che avranno la difesa altissima e quindi tu puoi entrare nel burro delle sue cose. Quindi bisogna assolutamente attaccarli, poi qualcosa loro te la creano perché hanno la qualità davanti per farlo e si muovono bene, però non deve essere in discussione l'obiettivo, come dice anche Garcia, di vincere domani, eh? Non c'è quella cosa, se non puoi vincere meglio non perdere, domani si deve vincere, che poi non è domani perché è domenica, non lo so perché non l'hanno fatta il giorno prima, ma va. E poi interviene Baldari, dice: no, ma poi il turnover, perché ti avevano chiesto anche il turnover. E Garcia succedendo si gira: ma che fai, viene contro me, sei l'amico del Jaguar, sei diventato il giornalista che va contro me. Ho già risposto sul turnover. Oh,
ovviamente dice vediamo, stanno tutti abbastanza bene, vediamo anche domani. Si parlava di un affaticamento per Anghissà, ma forse è una fake perché il report dell'allenamento non ci porta niente. Tra un po' facciamo anche la formazione e vediamo come la mettiamo in campo, almeno noi. Cosa manca al Napoli per essere il Napoli che vuole Garcia? Potremmo cominciare col prendere meno gol, perché non concediamo tantissimo, però quello che concediamo molto spesso si trasforma in gol. E quindi il subire poco si deve anche trasformare ogni tanto in un clean sheet, perché è lì che poi si costruiscono le stagioni di alto livello, visto che abbiamo un gran potenziale davanti. Se cominci a blindare la porta e non prendi gol, è più facile che le vinci le partite. Gli si chiede delle condizioni di Rachmani, come di Collini e di Juan Jesus. Quindi Rachmani sappiamo che, avevo detto un paio di forse nella live, che avrebbe recuperato prima di Juan Jesus, e infatti oggi si parla di lavoro personalizzato. Però una parte l'ha fatto anche in campo con il gruppo. Quindi secondo Garcia potrebbe essere pronto magari per aggregarsi al gruppo, non partire da titolare. Ovviamente sarebbe stupido anche rischiarlo, però dice pure Garcia: non vorrei che poi è pronto e se ne va in nazionale andato a voto, lo rischiano e poi ci torna andato a voto infortunato o affaticato. Che facciamo? Ve lo mettiamo a posto e voi ce l'ha infortunato, noi ve lo mettiamo a posto, lo riutilizzate voi e noi non lo usiamo mai. Siamo nell'illogico di questo calcio moderno. Poi si chiede se vuole rispondere alle dichiarazioni dell'agente di Mario Rui, che si è lamentato, dichiarazioni fortissime, dichiarazioni che non si dovrebbero proprio. Se tu hai a cuore, se tu giornalista o media o televisione o giornale o blog hai a cuore le sorti del Napoli e quindi ci tieni anche ai tuoi tifosi, che alla fine ti portano gli ascolti e ti portano gli sponsor e ti portano i soldi che campi su questo, dovresti anche smetterla di chiamarlo a ogni piesso spinto questo personaggio, che non fa altro che cercare di minare la tranquillità di uno spogliatoio e di un ambiente per fare del bene ai propri giocatori, che poi non lo so quanto bene faccia. E Garcia non si fa pregare, dice: ma se io mi dovessi mettere a rispondere ad ogni procuratore che piange, ad ogni agente che piange, non parlerei d'altro. E quindi a me non interessa quello che dicono i procuratori, parlo però con i giocatori. Ho parlato con Mario, Mario ha detto che non condivide quello che dice il suo agente. Qui la cosa si può fermare là, ma ci aggiunge anche che ovviamente Mario Rui vorrebbe giocare di più, e questo a Garcia fa piacere. Dice Garcia, dice: nella mia carriera tutto ho sempre avuto il problema del terzino sinistro, quest'anno ce ne ho due che mi possono giocare bene, quindi sono molto contento. E poi dice pure: l'istituzione Napoli ha gestito questa cosa e così dovrebbe andare. Una frase che non riesco a capire, a inquadrare, se voi avete un'idea me la dite nei commenti. Cioè, cosa ha fatto l'istituzione Napoli? Riguarda, ha fatto un richiamino ufficiale interno nei confronti di Mario Giuffredi? Ha parlato con il giocatore dicendo: vedi di far star zitto il tuo procuratore? Non lo so, non lo sappiamo. Se ci sono state molte interventi al riguardo lo potremmo sapere, ma dice Garcia: l'istituzione Napoli l'ha gestita bene. Chissà. La sconfitta con Real può dare consapevolezza? Sì, ovviamente ci ha dato la sensazione che possiamo giocarcela con tutti, però adesso dobbiamo ritornare a macinare e a far punti. Poi si chiede anche di Lindstrom, giustamente, e ci ricorda Garcia che è arrivato tardi come Nathan. Quindi ritorniamo al discorso quando si faceva il giudizio sul mercato. Sì, il mercato lo giudichiamo dopo, però se avevi individuato questi profili li potevi far venire prima, così si inserivano prima e ce li avevi subito a disposizione. In realtà sono state occasioni economiche anche ottime, perché secondo me questi giocatori varranno di più di quanto non sono stati pagati. Già lo stanno dimostrando Nathan e lo dimostrerà probabilmente anche Lindstrom. Però lui dice deve migliorare su certe cose, giocando ovviamente con il Francoforte che giocava in maniera diversa rispetto a noi, deve studiare un altro tipo di approccio in campo. Però dice pure può giocare sulle fasce, giocare anche di sostegno alla punta, vuol dire che non è stato preso il nuovo Lozano, per capirci, no? Quindi come ruolo, come in situazione tattica, e l'equivoco resta, e secondo me Garcia lo ha capito bene. Garcia non è uno sprovveduto, sa che non rende al massimo delle sue possibilità lì sulla fascia destra. Vediamo sulla fascia sinistra, io sono molto curioso di vederlo sulla sinistra, ma lui lo vede anche come avevamo poi stabilito
trequartista a tutti gli effetti, perché ha il dribbling, ha lo scatto, ha la velocità anche nel breve, il cross non è proprio la cosa sua, quindi vediamo. La sosta arriva bene, non arriva bene, la solita domanda, insomma, se arriva al momento giusto la sosta. E qua Garcia dice vediamo di vincere, perché altrimenti vi diamo i biscotti per 15 settimane, cioè con i biscotti credo che Garcia si riferisca alla possibilità dei giornalisti di azzuppare i biscotti o azzuppare il pane su eventuali situazioni non felici, dove a quel punto il tifoso, se uno stecca la Fiorentina, il tifoso continua con il Garcia out, e quindi vi do a voi giornalisti dei biscotti da azzuppare. Quindi speriamo semplicemente che i giocatori vanno in nazionale e loro lo devono fare, questo è il calendario, non ci possiamo fare niente, loro sperano di vincere con le proprie nazionali, io spero che nessuno mi torni infortunato, fondamentalmente. Ostica e Nathan giocando bene, hanno cambiato le gerarchie, quando tornano Juan Jesus e Raccamani cosa succede? Garcia non risponde, dice vediamo quando succederà, per ora questi ho disponibili e giocano bene. Il gol beffa, quello di Valverde, può essere anche qui la stessa cosa, cioè la sconfitta paradossalmente ti dà consapevolezza, il gol beffa ti dà consapevolezza, nel senso che te la sei giocata fino all'ultimo, il gol è stato una beffa. Ottima risposta di Garcia, se chiedete il mio parere, che dice intanto vai a chiudere, cioè va bene il gol beffa, va bene il mazzo, va bene la traversa dietro la testa di Meret e tutto quello che vuoi tu, la deviazione, ma intanto vai a chiudere, non lo far tirare uno come Valverde così in libertà e che fa esplodere il suo destro, comincia ad andare a chiudere e vediamo cosa succede. Quindi vuol dire che non c'è stata una giustificazione, un alibi generale, avete fatto bene, loro sono più forti, non potevate fare di più, no, c'è stato evidentemente l'analisi di quello che si poteva far meglio, e tra questo anche il non farlo tirare in libertà, quindi sotto questo punto di vista bene. E poi si parla di questo consiglio dei saggi, riferendosi anche all'eventuale, al probabile, a questo incontro insomma con quelli più rappresentativi della rosa, che avranno detto noi vogliamo giocare palla a terra, no? Cavalcando le parole di Kvara dell'epoca, abbiamo cambiato modo di giocare, siamo ritornati a giocare come giocavamo. Garcia ci dice io l'ho sempre fatta questa cosa in tutte le squadre, il consiglio dei saggi, anzi addirittura scherzando ai tempi del Marsiglia poi quelli che non facevano parte dei saggi facevano il consiglio dei non saggi e quindi dice così, però guardate come ci tiene, è perché non è un fest, lo convoco io il consiglio dei saggi, lo convoco io, l'ho sempre fatto, lo faccio a scadenze prestabilite, ma lo convoco io, non lo convocano gli altri, ovvero ci sta dicendo non è che i giocatori si sono messi, hanno chiamato a Di Lorenzo, facciamo la riunione mister, non ci piace come giochiamo, assolutamente no, non funziona così, le gerarchie sono stabilite e Garcia ci vuole far capire che lui ha in mano la squadra e il polso della situazione. Mi diverto, lui dice lo convoco io, mi diverto a leggere i vostri pronostici, insomma non so se poi la parola che intendesse era proprio pronostici, tanto è vero che dice come ero fatto di cavallo, chiede a Lombardi le scommesse ippiche, mi diverto le cose dei pronostici, qualche giornalista risponde senza microfono, poi adesso lo faccio pure io, quindi cavalli, biscotti e pianti senza discussione. Ragazzi, la formazione, allora io la Fiorentina vi ripeto, prendono la difesa della Fiorentina fa acqua da tutte le parti, c'è questo Caiode che ha pure tolto un gol fatto, quindi potevano stare già 3-0 nel primo tempo, il Ferencváros, non lo so dire, non mi interessa. Però c'è da dire che la Fiorentina non esce dalla partita e la recupera in extremis. Poi si è mangiato anche 50 gol Nico Gonzalez. Vediamo come starà, perché la italiana aveva pure detto non lo so se sta benissimo fisicamente. Io credo che verrà, c'è un doppio, un pochino troppo scuro. Posso ipotizzare che Di Lorenzo ne giocherà un'altra? Credo di sì. Confermiamo la coppia di difesa, perché Raccamani è in recupero ma non è ancora pronto. Qua io ipotizzo Mario Rui, slegato completamente dalle cose di Giuffrida. Anzi, se non gioca Mario Rui e viene confermato Olivera, è proprio colpa di Giuffrida, perché a quel punto tu fai la cosa opposta, dici io avevo pensato di metterti, ma visto che mi rompi i coglioni con il tuo procuratore, ti fai un'altra partita in panchina. Secondo me, nella logica delle cose, meglio Mario Rui contro la Fiorentina, ti serve
più qualità possibile. Non è che hanno Marcantoni altissimi da mettere lì sulla fascia, così meglio probabilmente Mario Rui. Se non gioca Mario Rui, io vi ripeto, la colpa è proprio del suo agente. Confermerei anch'essa Lobotka e Zielinski con un Kajust che secondo me, se anch'essa sta bene, secondo me Garcia si gioca un'altra partita con il centrocampo titolare, anche perché adesso arriviamo alla sosta, quindi sarebbe assurdo farli riposare adesso. Ti fai l'ultimo sforzo, almeno parti con i titolarissimi. Quindi c'è Kajust, c'è un eventuale Raspadori o un Elmas al posto di Zielinski. Lobotka non credo che si tocchi, perché altrimenti è Kajust al posto di Lobotka. Io partirei ancora con questi qua, se stanno bene. E idem per quanto riguarda l'attacco, con Kvara, Osimhen e Politano. Ovviamente c'è un Lindstrom che potrebbe essere utilizzato anche al posto di Kvara o al posto di Politano. C'è sempre Simeone o Raspadori che puoi utilizzare al posto di Osimhen, ma non avrebbe senso secondo me farlo adesso, visto che adesso andiamo verso la sosta. Abbiamo fatto il Tour de Force, chiudiamo il Tour de Force, e magari se poi li vedi affaticati che proprio non ce la fanno, durante il secondo tempo fai i ricambi e ce le hai i soliti. Signori, si può fare, state in campana, e la partita è delicata per la classifica, perché sarebbe importantissimo lasciarsi la Fiorentina a 14 e scavalcare e andare a noi a 17, al di là di quello che faranno le altre squadre. Non puoi permetterti di steccare questa qui, altrimenti, visto che ci sono pochissime squadre in pochissimi punti, tantissime squadre in pochissimi punti, si rischia brutto. La Fiorentina, io vi ripeto, grande rispetto per quello che possono fare in attacco, ma sono attaccabilissimi, perché la fase difensiva d'Italia, oltretutto Terracciano che alla fine le gioca sempre. Andatevi a vedere gli highlights della partita di Conference League. Comunque c'è la ricerca della partenza dal basso ossessiva anche, e quindi rischiano delle cose. Bisogna avere le antenne drizzate e approfittare dei rischi che si prenderanno, perché se ne prendono. Stavano prendendo un gol proprio a pochissimi minuti, proprio perché Terracciano fa la partenza dal basso, come la fa De Zerbi, come la fa Gattuso. Due gol a De Zerbi, poi De Zerbi recupera con il rigore, così 2-2. Marsiglia Brighton è stata proprio, poi uno, ognuno ha i suoi allenatori preferiti, ma era proprio la partita dell'esagerazione, della partenza dal basso, i portieri che si prendono tutti i rischi. Onestamente sì, bello, filosoficamente anche bello, i rischi valgono la candela, però io sono contento che ogni tanto si lancia in avanti e poi si vede. Da New York, Valerio Fruito è tutto, vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like finali, quelli che la mattina mi portano a fare questo tipo di contenuti, vi iscrivete al canale e state in campana, perché domani chi lo sa. Thank you.